a tutti ragazzi dal vostro bomber Jimmy JF 93-8. Attenzione ragazzi, volevo fare questo video perché abbiamo provato FIFA 16 2-3 giorni fa e già sono comparsi i primi problemi. Allora, come potete vedere dalla schermata sul televisore, stiamo provando a comprare un po' di FIFA Points, anche se state a rombe i maroni, va bene. Struz, si sbagliare i asghi. C'è casino, raga. È da una mezz'ora comunque in quel modo. Allora, ragazzi, vi racconto che cosa è successo giovedì scorso. Abbiamo provato a prendere 2200 FP, FIFA Points. Io ho fatto l'acquisto. È terminata... La transizione, mandata col paese, per favore. E quando siamo ritornati sulla nostra pagina, il nostro club, non c'era neanche l'ombra. È passata 1, 2, 3, 4, 5 ore e non abbiamo visto i FIFA Points accreditati. Va bene ragazzi, e in quel modo abbiamo iniziato già male, ho detto. Poi ho dovuto contattare il team Help EA Sports. Gli abbiamo scritto che in pratica abbiamo comprato sti FIFA Points e la sera abbiamo rivisto ritornare i nostri soldi nel portafoglio corrente PSN. Sì ragazzi, posso capire che i server fanno schifo, c'era un sacco di gente su PlayStation 3, su 4, Xbox One, 360 e tutte le console che ci stanno. Però dico io, un'aggiustatina ai server ci vorrebbero. Però è una vergogna ragazzi, non vado a credere queste cose. Guardate lì, guarda, è da un'ora, è impossibile. Non credo che ci sia così il boom di comprare FIFA Points, perché si comprano i crediti su FIFA 16 e tanto è sempre la stessa storia. Ma porco cane, uno quando vuole fare una cosa legale non la puoi fare. E compri FIFA Points e spariscono, che ne so, non ti vengono accreditati. Ma EA Sports, vergognati, sinceramente siamo a un gioco bellissimo, FIFA 16, l'ho provato. Non ho neanche fatto una partita su Ultimate Team, ho detto, vabbè, dai, facciamo un back opening per i nostri iscritti, per mettere il video sul tubo. E il piano è andato in fumo. Ok. Ragazzi, scrivetemi voi nei commenti se avete provato qualcosa del genere. Qualche ingazzatura di brutto. Avete comprato i FIFA Points? Siccome anche quest'anno hanno inserito questa modalità Draft Foot. Perché? Se hai un gettone, mi sembra che puoi fare 4 partite di una sessione. E paghi il gettone 100 FIFA Points. Molto interessante. Li mortacci vostri. Vabbè, io spero che prossimamente riusciremo a completare l'acquisto, perché vorrei fare un po' di pack opening. Sì, insomma ragazzi, facciamo questo. Magari potremo arrivare a 5 pack opening, non so, perché sinceramente i crediti ho provato a vendere Maxi Lopez, però prezzo compra ora al massimo 10.000. Insomma, se uno ne vuole già 100.000, 200.000, non lo puoi fare, non so. Io, secondo me, l'esperienza di gioco è stata rovinata da questo, dal price range, prezzo bloccato, insomma. Ragazzi, sinceramente vorrei volare il tutto fuori dalla finestra, perché l'EA Sports ogni anno se ne inventa una. Ma io dico, vergognatevi, dovete aggiustare i server, questi problemi con lo store, con il PlayStation Store. Prima mi dicono, compri i crediti FIFA Points, scusatemi, i crediti, dal PlayStation Store, non dal gioco, perché io l'ho fatto da lì e non mi sono stati accreditati. Adesso funziona in qual modo? Boh, ci metto un'ora.
Non è che io abbia acceso qualcosa, stia cercando video su YouTube o Torrent, il sito craccaggio numero uno, dove scarichi tutto quello che cavolo vuoi. È incredibile, ragazzi. Scrivete nei commenti cosa ne pensate, se avete avuto qualche problema, se avete già dovuto contattare il team di assistenza, gli eSports. Sicuramente si dovrebbero vergognare, perché per alcuni aspetti io questo gioco non lo voglio prendere ogni anno, però la novità assoluta è lui sul mercato videoludico e quindi lo prendiamo anche per fare un platino semplice, facile facile. Vabbè ragazzi, ci becchiamo al prossimo episodio. By Jimmy JF 93 trattino, che sfortuna di merda. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.